Lurido, sporco, infame. No, voi, sporchi, infami. No, siete tu. 3 contro 1, andate via da me. Allora sei tu che vuoi venire dentro il mio castello. Perché insisti? T'ho già detto che non ti voglio. Avete fatto troppi marchi in questo castello ed è tutto vampirico, non mi piace. No, invece ti deve piacere, perché tu, ricordati sempre che sei stato tu a rifiutare il dono vampirico. No, non sono io, sei un traditore. No, sei un imbroglione. Traditore. No, amici, no, smettetela subito. È il mio corpo che non voleva. No, non spararmi, sai, Traditore, Daia. Ti devi vergognare, perché io ti ho offerto il dono del vampirismo. Potevi diventare anche tu un servitore della notte. Il mio cuore, cuore non vuole vampirizzarlo. Non vuole, sono più forte. Va bene, ah, brucia il sole, brucia. Attenzione, compagni. Non potete venire qua. Va bene, non ti preoccupare. Aspetta la notte, aspetta la notte. Non ti preoccupare. Ti sconsiglio di entrare e di seguirci, perché potresti vedere cose che non ti piacerebbero. Un pochino posso? No, non puoi. Venite, venite, amici miei vampiri, vi devo far vedere le nostre novità importanti. Venite con me, seguitemi. Ma ci sono cose nuove? Sì, certo che ci sono cose nuove. Abbiamo un piano, so come potenziarci. Venite, venite, venite. Che venite, bello, venite, assurdo. Venite, venite dentro con me. Allora, prima di tutto, ho scoperto come si fa a diventare dei vampiri di livello supremo. E come si fa? Sì, diccelo, diccelo, ti prego, ti prego. Allora, praticamente c'è scritto tutto dentro questo diario del vampiro che ho trovato. Praticamente per farlo ci servono 2 altari. Uno dei due è questo, ma questo è il secondo. Il primo altare che dobbiamo utilizzare è questo qua che ho io adesso. Vedete, questo piccolo, bellissimo. Ma è tipo una boccia. Allora, se non ricordo male, va riempito di sangue con delle boccette. Quindi dobbiamo farci... T'ha seguito! Cosa succede? Aspetta un po', adesso ti ammazzo. Adesso ti ammazzo, adesso ti ammazzo, no, sai. Ma cavolo, ero in cognizione, stavo guardando un po' la legittimità delle vostre cose. Non la esco via, scusatemi. Cico, vieni qui, subito, vieni qui. No, non puoi uccidermi. Non ti voglio uccidere, non ti voglio uccidere. Vieni, sono vieni qui, sono sopra le scaline. Scendi, vieni, volevi vedere, vieni. Adesso vedi, vieni, vieni. Dimmi un po'. No, più vicino, più vicino. Mettiti così, distanza di sicurezza. Mettiti lì contro l'angolo. Anche voi un po' allontanati però, No, no, adesso sai. Aia, aia, no, non puoi farlo così, non puoi farlo. Grazie. Avevi sete? Sì, avevo un attimo sete, venite dentro, chiudete la porta. Certo che chiudiamo la porta, perché ci sono gli spioni. Sì, mi sembra molto interessato. Dicevamo, dobbiamo riempire questa di sangue. E credo, ma non mi ricordo sicuramente. Tu, Anna, forse te lo ricordi. Forse va messo su una colonna d'oro questo, vero? Una piramide. Può essere che in realtà vada bene anche così, perché dovrebbe essere di base. Però mi ricordo che ci cade un fulmine sopra, Ok, va bene, non è un problema. Tanto non c'è niente qui che può prendere fuoco. Per riempire invece le boccettine, perché queste sono boccettine, io direi che possiamo utilizzare... Puoi prenderlo da qua il sangue? Sì, ma preferisco che queste ce le teniamo per quando abbiamo tanta sete, capito? Perché potrebbe succedere. Invece, magari facciamo svegliare il signorino qui e io approfitto. Vuoi prenderlo da lui? Sì, sì, un pochettino. Beh, il sangue com'è un altro, no? Insomma, sì, non è che ci fa schifo. Forza, marionetta, tirati su, bravo. Fermati lì che adesso Lion ci pensa subito a te. Allora, una volta che la mia barra della fame, insomma, sarà piena... Il signorino andrà a riempire delle boccette nel mio inventario, purtroppo. Ma non è che lo uccidi prima? È andata così, sai. Ma almeno le hai riempite le boccette, vero? Avevo già una boccetta nell'inventario, quindi forse probabilmente mi si è riempita parte di quella. Serve un altro villager, ma non ce ne frega niente a noi. Se vuoi ne ho qualcuna io di boccetta. Aspetta, sì, dammi Anna, grazie per favore, anche okay, quelle. Ok, allora guarda, ma vuota o piena? Perché le ho anche piene, Per ora dammi quelle vuote, quelle piene le stiamo creando ne adesso. Ne ho una qui, ecco qua. Ok, ce le ho, grazie, queste ce le ho. Pensavo che avevi quelle col pipistrello in testa, però, ok, vediamo un po'. A me pare che non si sta riempiendo una cd di niente, Anna. Ma come no? Io no. Ho usato. Ti posso assicurare che quella boccetta, quando la svuoti, si toglie il pipistrello. Quindi, in teoria, rimettendo il sangue, ritorna Senti, il pipistrello. Dammene una col pipistrello. Intanto io metto. E dammi le boccette piene che hai, che così inizio a riempire Eccole l'altare. Qua, queste qui sono quelle piene che ho. Te le ho date tutte. Ok, grazie. Sì, grazie mille. Adesso vieni, Alex. Iniziamo a riempire. Vediamo un po'. Ok, funziona. La brutta notizia è che ne servono veramente tante per riempirla tutta. Ma lo devi tutta. Riempire al massimo? Sì, amico mio, guarda e qua. E devo riempirlo 3 volte o sbaglio? Per ognuno di noi. Non so se la consuma tutto il sangue che c'è dentro, però... In realtà serve tipo un quantitativo diverso in base al livello. Forse ti è sufficiente questo per il livello 2. Allora, so che questa cosa va fatta di notte, quindi comunque dobbiamo aspettare che venga la notte. A proposito della cosa, Anna, devi iniziare a fare 2 ombrellini per me e per te di diamante. Quelli resistenti, vero? Sì, perché altrimenti... Si rischiano di bruciare. Il mio è praticamente già andato, quindi non possiamo farci più niente. Un'altra cosa che ho scoperto, che sicuramente vi farà piacere sapere: i cuori, questi cuori umani qui, quando noi abbiamo fame, possiamo, da quello che so, mangiarceli. Li puoi mangiare? Sì, li possiamo mangiare? Sì, esattamente. Quindi è un'altra cosa che secondo me, diciamo che ci potrebbe.
Par comodo. Cos'è stato? Era un fulmine? Oh, attenzione. Non può essere quello che è caduto sull'altare, perché è ancora presto. Hai detto che serve la notte. Anche perché non l'abbiamo attivato. Ma che cos'è questa? Cos'è? Hai visto? Oh, c'è una presenza c'è un aglio, di aglio. Cos'è? Cicco, ne sai qualcosa di questa presenza? Certo che ne so qualcosa. Adesso che fa? Non potevi farmi niente. No, non ferma. Ci posso credere. Ferma. Se mi colpisci di nuovo ti stecco. Che cos'è quella? Anna, fai gli ombrelli, presto. Faccio subito. Fermo. Non muoverti. Lo mi sapevo. Sono munito adesso, mi lo sono armato. Lo sapevo che... Cicco, dietro, Cicco, dietro di te, dietro di te, dietro. Girati. Non steccarmi, non steccarmi. Non ti voglio steccare, c'è l'intruso dietro di te. C'è È vero. L'hai visto? Eccolo. Sparisce a pare, attenzione, fermi. Mi sa che la nostra rivalità è in pausa, Cicco, fermi. Qualcosa. Non posso fare, cosa gli devo fare? Cosa cacchio gli devo fare? Ma cosa gli faccio? Non gli faccio niente a questo. Ma che vuole? Lion, si sta avvicinando. Non lo so cosa vuole, non lo so. Colpisci, fai qualcosa. Cosa devo fare? Non gli posso fare niente, non gli posso fare. È arrivata anche la notte. Ok, questo è buono per noi. Anna, fai gli ombrellini per dopo, però, Li sto facendo, tranquillo. È andato? Forse. Mi sa di sì, con la notte, strano. Aspetta, fermi, fermi, maledetto te, Cicco. E sto aglio, perché l'hai fatto? Maledetto. Scusa, per proteggermi, non pensavo ci fosse anche lui. Ma neanche io pensavo, però l'avevano già visto nei commenti, lo sapete. Come l'avevano visto? Ma anche io l'ho visto poi rivedendo il video. Ma quando è ritornato? La prima volta che è apparso, pensate. Non mi ricordo chi c'era, tu Anna sicuramente. Forse anche tu, Cicco. Era lì nella finestra, la vedete la finestra lì sul cancello? Quella lassù del ponte. Sì. Ma quando, scusa? Tipo due video fa, e l'hanno visto nei commenti. E io infatti neanche ci credevo, ma era lui. E io poi l'ho visto ed era vero. Ma come ha fatto a rientrare qua? Scusa, Non lo so. Oh mio Dio, ma quindi avevi ragione. Veramente era lui all'interno di Diablos. E poi un'altra cosa è stato l'abbiamo potuto vedere, noi no, perché siamo sempre distratti. Questo sei scemo te, colpa tua. Scusa. Servo vampiro da 4 soldi. Però l'hanno visto di nuovo gli iscritti nei commenti. E la seconda volta mi pare che stava comunque sempre qui intorno al castello. Quindi è entrato già da un bel po' e noi non ce ne siamo mai accorti. Credo che quelle due torce di redstone sopra l'entrata non le abbiamo messe noi comunque. Non è roba nostra. Mi sa che sì, è la sua firma, comunque va bene. Non so che cosa voglia qui, non so perché è tornato. L'unica cosa che credo di aver capito è che mi pare che abbia usato il corpo di Diablos per potenziarsi. E poi quando è riuscito a uscire dal corpo di Diablos e andare via, Diablos si è tipo liberato. Infatti l'ultima volta nel nido non l'abbiamo più visto, Anna, cioè... Oh mio Dio, Lion, ma questo significa che l'abbiamo liberato, che abbiamo fatto un errore. È possibile. Ma adesso cosa abbiamo facciamo? Abbiamo dell'altro da cui pensare. Spiegami. Senti, che cos'era adesso, l'aglio. Adesso l'aglio è una precauzione. Tu non puoi più farmi niente. Ma cosa hai in mano? Stai attento, cioè... La balestra è antivampiro. Ti dico solo questo. Cioè veramente tu sei diventato, o almeno vuoi diventare, un dilettante cacciatore di vampiri? Ma guarda che non sono dilettante, sto già prendendo un po' la mano. Senti, visto che... Cioè sul serio ti stai mettendo contro di noi? Anna, tranquilla. Covo? Dammi... Sì. Il covo? Covo? Sì, pure questo, pure. Non ci posso... Anna, dammi l'ombrellino. Te lo tieni l'ombrellino? Dov'è che hai fatto il covo? Qui, parla. Qui dentro, questa è anche casa mia. Siamo 50-50. Dentro un castello. Certo. Io ti ammazzo. Ma io sapevo che... Il castello di Lion. No, io sapevo che l'avresti presa così. Per questo la balestra ti stecca subito. I vampiri li stecca subito. Quindi non azzardarti, Quella balestrina misera, Alex, secondo me non ci fa niente. Ma hai presente i cosetti lì, i ceppi antivampiro? Ecco, spara questi. Questo potrebbe essere un problema. Io non ti credo, però... Ti porto. Va bene, ok, andiamo. Fammi vedere. Vieni. Allora, però ti consiglio non andarci vicino, perché ti stecca l'aglio, Voi rimanete a casa, è meglio che non rischiamo tutti insieme. Sì, vado solo io. Ma da solo non ti... Metti che ti attacca a tradimento. Dovete non solo dire va bene, Alex e Anna. Camminate. Va bene. Andiamo, Cicco, fammi vedere sta roba. Allora, io un po' possiamo fare un patto. Ascolta, mi sembra che ti stai un po' cagando addosso come cacciatore di vampiri. Che balbetti come una... Perché non sono ancora completamente vampiro. Viene che la smetti immediatamente. Che cosa ne dici? Giusto, scusami. Magari. Dimmi te se devi essere così, ecco, caga sotto. Vuoi fare il cacciatore di vampiri e ti caghi addosso quando c'è solo un vampiro vicino a te? Ti spacco. Scusa, tu sei il vampiro supremo, il primo dei vampiri, quindi capito? Non capisco proprio niente, Cicco. Finiscila, ok? Ok, va bene. Ecco, comunque questo è il covo. Te lo spacco a metà sto posto. Non puoi. Lo posso fare, sì che lo posso fare. Dici, avvicinati, vai. E chi l'avrebbe fatta sta cosa? Tu e chi altro? Indovina, chi è un altro che non è ancora vampiro? Mario, tu e Mario. Esatto, di due siamo. Ah, una bella squadra. Ascolta, ti devo dare un'informazione, sai. Perché non funziona? Funziona però, mi indebolisce, mi rallenta un pochino. Però non è che mi uccide, ci vuole dell'altro. Ma Mario aveva detto che faceva malissimo ai vampiri. Invece sembrerebbe di no, ma anche Mario del resto. E qui? Oh! Guarda, sono cipolle, non prenderle, aglio, volevo dire.
Una piantagione di aglio avete fatto, eh? Molto bella questa. Guarda, quello serve. Ah, e a che cosa serve? Teddy, lascialo per favore. Guarda un po', me lo mangio. Il tuo aglio. Teddy, lascialo, non è ancora consacrato. Non mi fa niente. Sei un perdente. Smettila, non è ancora consacrato. Io entro qua dentro. Senti, ecco qua. Sei ancora, c'entra qua dentro. Non stavo scherzando, non entrare. Che fighetta. Che cosa incredibile. Porca miseria. Io lo sapevo che non avevi nessun potere contro i miei cicco. Fai meglio essere nascosto lì dentro, perché se ti vedo uscire... Prendo le altre armi e se ci provi. Stai zitto e stai lì dentro. Se ti vedo uscire, guarda, sarà peggio per te, te lo dico. Amici, non abbiamo niente di cui aver paura, ve lo dico io. Sono... Che cosa hanno costruito? Niente, hanno fatto una torretta, hanno messo l'aglio, hanno piantato l'aglio, ma non possono niente. Noi abbiamo le magie, abbiamo un sacco di magie. A proposito di questo, Lion, ma hai messo tu della magia qua? No. Ho trovato una magia strana, guarda. Fai vedere, usala un po', prova. Oh! Attenti! Ma allora dillo che sei un deficiente. Allora dillo. L'ho usato lontano, pensavo che non colpisse così. Allora dillo. Malissimo. Allora dillo. La prendi tu. Sono un idiota, dillo, e io lo so. L'ho usato lontano, non pensavo facesse ciò, è troppo potente. Cioè tu allora dimmi, sono un cretino, e io lo so. Hai ragione, sono un cretino. Sì, ma scrivimelo da qualche parte, così non ci rischio neanche che io me ne dimentico, capito? Scrivo un libro e poi lo firmo. Cioè, bisogna che in qualche maniera questa cosa della tua stupidità, bisogna che ce la segniamo da qualche parte, perché guarda, spegni il fuoco! Vado, spengo! Veloci! Cretino! Cioè, ma vedi che a te non bisognava fidarti niente, ma io l'ho sempre detto. È strapotente, hai visto cosa fa? No, non è strapotente, sei stracretino! Cico, non è che lo puoi ammazzare a questo qua, perché arrivo io non... subito, guarda, lo stecco subito. No, statene dentro, perché se ti vedo uscire io ti ammazzo. Non ti preoccupa proprio. Allora, ci serve dell'altro sangue, amici miei, quindi dobbiamo... Ce ne serve anche tanto, oltretutto. Io posso succhiare i villager fuori, ma Anna, mi hai fatto le boccette col pipistrello? Perché mi servono quelle, secondo me, Sì, assolutamente, aspetta che te le prendo qua, che le ho messe nella cassa. Ok, nel frattempo tu, amico mio, ti do un incarico importante, però non posso... dammi tutti gli incarichi che vuoi. Guarda, devi capirmi, perché non possiamo far capire all'altro che non deve sapere niente. Tu, vai. Capito? Ok. Però passando da qui, capito? Così. Ma cosa fare? Tu da là, hai capito? Ho capito. Capito? Su quello là, hai capito? Ah, capitissimo. Ok. Vado. Ti chiamo dopo. Ok, Anna. Ok. L'Ariana te le ho fatte, però purtroppo non si mettono in gruppo, sono singole. Va bene così. Credo che con altre quattro potremmo già provare in realtà ad utilizzare l'altare così. Magari in teoria funziona. È notte, se c'è abbastanza sangue dovrebbe già avvenire qualcosa, o no? Prima di tutto andiamo a prendere un po' di sangue dai villager, così ci assicuriamo di averne a sufficienza. Tra l'altro anche qui ho sistemato un pochino di cose. Chiudimi dentro per favore, che non devono scappare. Ti chiudo da solo, va bene? E io questi li succhieggio un pochettino, perché... Oh, queste funzionano infatti, Anna, come si riempiono? Perfetto! Grazie, signore, veramente lei è un gentile. Ce n'è un po' ancora, anche lei ne vuole dare un pochettino, vero? Che brava persona. Occhio, mi raccomando, non esagerare, perché è difficile riuscire a trovarli, villager. Sì, è vero. Purtroppo, allora, una l'ho riempita bella piena. Non vorrei che quando ne ho una piena nell'inventario non me ne riempio un'altra, Anna. Quindi questa qui magari la tieni tu. La prendo io, va bene, te le conservo io. Cico, ti dispiace che stiamo torturando questi villager così, ma vero? Ma tu fai? Io appena ne scompare uno di voi lo torturo. Non è fatto mio, non è colpa mia. Ok, va bene, come ti pare. Sì, ridi. Poi io ho preso anche un'altra arma adesso, ecco qua. Ah, sì, allora sei veramente forte. E questa funziona però. Sì, aprimi, Anna, ho fatto quello che potevo. Ecco, vieni. Sembrerebbe che anche loro me ne riempiono una di bottiglia, ma poi basta, cioè le altre non si sono riempite, non so perché. E comunque dobbiamo dargli modo di rigenerarsi, probabilmente. Ma io ne avevo succhiato un altro di villaggero, eppure non mi ha dato mica altro, Vabbè. Che strano. Senti, facciamo così, tanto anche tu puoi succhiare, sei vampira pure te. Pigliati queste, okay. E fai un po' un paio di tentativi. Io prima che arrivi mattino invece me ne vado dentro e provo a fare quello che noi sappiamo che dobbiamo fare con l'altare. Stai attento, mi raccomando. Alex, tu invece hai novità, da dove sei? Senza... novità, è tipo un coniglio nella tana, capito? Potete includermi? I conigli non parlano. Stanno zitti i conigli. Nella tana. Sì, sei tu il coniglio e sei nella tana. Adesso esco dalla tana. No, stai zitto nella tana. Stai zitto nella tana, soffri e ti spaventi, perché devi aver paura. Io ho paura, io sono un cacciatore. Ha funzionato. Sì. Perfetto. Quindi sei livello superiore adesso. Sono un vampiro di livello 2. E cosa ottieni? Allora, vediamo un po'. Un vampiro di livello 2, in teoria credo che abbia qualcosa. Aspetta, è difficile capirlo perché devi il libro... avere qualcosa.
È difficile, non te lo so dire. Da livello 5 in poi è molto più... vedi, qua c'è tutta la struttura che noi dobbiamo fare per potenziarci di più. Ma per i primi livelli è sufficiente questo. Credo che a livello 2 in realtà forse ho solo... ho più vita, questo è sicuro, più vita. Ottimo, e io ho una buona notizia, sono riuscita a riempirne ben 3. Portamele velocemente, dai. Guarda qua, eccole qua, 1, 2 e 3. Proviamo a riempirla di nuovo, vediamo se riesco a potenziarci. Potenziarmi ancora un po'. È giorno adesso però. Davvero, è già arrivato? Sì, purtroppo è già passata la notte. Mannaggia a me, mannaggia. Posso provare velocemente magari? No, no, niente, è andata. Ma comunque non sarebbe bastato, perché ho visto che ne ha succhiato un casino la prima volta che l'ho usata. Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, va bene. Chico, se vuoi possiamo... Cosa? Vuoi fare un combattimento? Sì, uno contro uno, ok? Guarda che non ti conviene, io ho un Ash. Mi ha detto Mario che ti stecca in un colpo. Bene, bisogna vedere se è vera questa Lion cosa. Lion è pericoloso, potrebbe veramente aver trovato qualcosa che ci fa male. Non ti preoccupare, Anna, però... Chico, mi sembra un po' ingiusto che dobbiamo affrontarci alla luce del sole, capisci? Cioè, no, io non... è perché è ingiusto, io ho le mie armi, tu le tue. Sì, ho capito, questo è vero sicuramente. Senti, però... tu hai l'ombrellino contento, no? Vedi quanto è bello? Resta qua fuori. No, no, senti, le magie però non valgono. Le magie valgono, sono parte del potere del sangue. Chico, non scappare, affrontami. Ok, fatti dare un colpo, se sei uomo, se sei un vampiro vero. Forza, vai, vieni. Guarda che io ti avviso, potrei steccarti con un colpo, eh. Provaci, forza, provaci. Provaci. Non riesco a usarla, non la so usare. No, scusami. Vieni qui, vieni qui, ti dico. Scusami, scusami. Vieni qui. Fa malissimo, fa malissimo. Porca miseria, fa malissimo anche a me, Chico. Questa era un fortino. Facciamo malissimo, malissimo. Malissimo a tutti. Vabbè, siete allora, allora, qua non c'è niente da ridere, Chico, ok? Allora, prima di tutto, se tu sei morto, la tua scettina per terra fa schifo. Oddio, che schifo. Però io invece, che c'avevo il mio pettino. Tanto ne ho altre. Io c'avevo il mio pettino. Il mio pettino. Il mio cosa c'è? L'ho consumato. È sì. Oh no! L'hai rotto? Mi sa di sì. Cioè, ma... dove... com'è possibile? Io ci tenevo tantissimo, era il mio pettino per non perdere le cose. Forse è un potere vampirico che non perdo gli oggetti quando muoio. Invece tu, Chico, non hai nessun potere, sei un poveretto. Tanto ci metto poco a rifarmelo, eh. Ci metto pochissimo. Tanto la tua ascia non serviva a niente, era talmente povera. Ho capito tutto. C'è un lato negativo dell'essere un vampiro di livello 2, Anna. Molto negativo. Che cosa è successo? Cosa c'è? A livello 1 il sole ti infastidisce, ma non ti brucia. Invece a livello 2, siccome sei più vampiro, cioè sei proprio vampiro fino al midollo. Oh no, veramente, andando avanti non possiamo più stare fuori praticamente. Solo con l'ombrellino, altrimenti niente. Quindi diciamo dobbiamo farcene tanti allora. Inizia a potenziarsi la cosa, cioè si potenzia ma si diventa anche più vulnerabili. Credo che a un certo punto anche l'aglio, l'odore dell'aglio di quell'infame là dietro diventerà insopportabile. Potrebbe farmi più male. Chico, comunque hai perso, non so se te ne sei reso conto. Appena c'è il mio compare Mario, vediamo chi vince. Va bene, ok, tanto siete sempre divisi perché siete delle seghette, cioè veramente fate talmente schifo. Non temere, senza tranquillo. Contare che di Mario non ci si può fidare a priori. Dobbiamo organizzarci per potenziarci tutti. Dovete potenziarvi anche voi e ma la prossima notte sangue. Lo so, ma la prossima notte dobbiamo deve essere buona. Dobbiamo andare a caccia di villaggi. Il problema è che non se ne trovano tanti con i mondi, con le isole fluttuanti. Però magari avevamo pensato che allontanandoci tanto dalla zona del castello si potessero trovare delle la notte. Tipo dei continenti più grandi. La prossima notte almeno tutti noi dobbiamo essere di livello 5. Ok, vampiri di livello 5. Quindi così ci servono tanto? Sì, ci servono tantissime boccette di sangue. Dobbiamo andare a caccia. C'è una soluzione, perché trovare tutti i villager che ci servono sarebbe praticamente impossibile. Però c'è un modo. Se noi riusciamo a utilizzare il grinder, cioè quella specie di... avete ma presente, possiamo no? Possiamo usare anche gli animali. Sì, qualsiasi tipo di carne noi ci mettiamo dentro, cruda chiaramente, viene trasformata in sangue, qualsiasi animale. È perfetto, no? Eh sì, però dobbiamo provare. Fare un allevamento è più facile che cercare villaggi. Sì, Alex, visto che tu sei ancora di livello 1, entrambi lo siete, vai a trovarmi un po' di carne di maiale cruda, me la tieni cruda. Va bene, vado. E me la porti, fai veloce, un minuto al massimo, li trovi ovunque praticamente. Anna, inizia a cercare, tranquillo. Invece io e te abbiamo un'altra cosa da fare, purtroppo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a dormire nella sleep chamber, perché ho collegato le cose. Praticamente entrambe le situazioni, sia la questione del sangue dei vampiri, sia quella del sonno, sono collegate. Anche sono tramite connessi. I sogni si può potenziare come vampiri.
vampiri, quindi dobbiamo fare un altro sogno. Il problema... La camera del sonno è qui nella torre, ti ricordi? Nella torre dei sogni? Sì, me lo ricordo. L'avevamo spostata, giusto, hai ragione, andiamoci. Il problema, l'unico problema qui è che... mentre io dormo potrebbe succedere qualcosa, perché so che... Tranquillo, ti sorveglio io. Alcuni cacciatori sono molto pusillanimi. Guardalo. Dobbiamo fare il giro dall'altra parte, la torre è vicino alla loro. È vero. Però... guarda un po' che cosa ti succede. Ma dove sei tu? Maiale, non mai visto, Ma dove sei? Sei invisibile. Guarda che hanno fatto anche... guarda Anna, hanno fatto un muro qui con le, non con le interriate. Non passare. E poi c'è, qua c'è tutta la puzza di aglio. E quella via da qua, una coltivazione via d'aglio qua, via. Che schifo che fai, Cico. Cioè veramente, da te non me ti lo sarei mai aspettato. Ma mi butti l'aglio in testa? Ma io ti do fuoco. Smettila, fratello, smettila. Vai nell'acqua dei tuoi agli. Vai nell'acqua degli agli. Per il momento non puoi competere. Sarà meglio perché noi dalla prossima notte saremo vampiri potenziati. E anch'io un cacciatore di vampiro supremo proprio. Il primo. Sarà meglio che tu lo diventi in fretta, perché per il momento sei tu che hai paura. Ma di me. Ma questo forcone, sai, ti do in testa. Dimmi no, di ma più. Basta, hai detto basta. Ecco, dimmi qua. Di più. Quella torre te la rado al suolo. Te la brucio, maledetto. Ve la brucio a te e a Mario. Ve la incenerisco. Risco. Così ti impari, cretino, mamma mia. Che vergogna, farla proprio nel nostro giardino. Sì, poi. Capito, almeno se ne potevano andare lontanissimo, così non li avremmo più visti. Invece no, con coraggio e con sfacciataggine si sono piazzati dentro lì, vicino al nostro coso. Vergogna. Anna, ti ricordi? Perché ormai non posso più chiedere consiglio a Cico, perché sicuramente non me lo darebbe. Certo che non te lo do, t'ho sbagliato, cioè. Infame. Però io mi ricordo che qua dentro noi dovevamo dormire dentro la sleep sì, chamber. Sì, esatto, però bisogna preparare prima l'infusore di incenso. Per fare il sogno del vuoto. Cico, dai, vabbè, per l'ultima volta, per favore. L'ultima volta? Cosa vuoi? Volevo sapere, tu me l'avevi detto la volta scorsa, ma io poi me ne sono dimenticato. Per fare il sogno quello lì, il sogno di vuoto, no? Quello allora, lì. Serve l'incenso, ce l'hai l'incenso? Perché ce l'ho io. Ce l'ho io. Ce l'ha anche Anna. Ok, e poi? Mettilo in quella cosetta dove si mette, no? Ci sei? Sì, e con cosa lo devo infondere? Con una fiala. E nella fiala che cosa ci devo mettere però? Allora devi mettere la fiala, devi mettere nel pensatoio. Sì? E sopra il pensatoio devi mettergli un blocchetto d'ossidiana. Hai capito Anna, ci ha detto tutto. Vai a fare la fiala, vai a fare la fiala. Vado subito, vado immediatamente. Ah, sciocco, ci hai dato l'indizio che non dovevi mai darci. Guarda, me lo devi questo indizio, L'onore dei vampiri esiste comunque. Guarda, va bene. Però solo ecco. Se mi fai fare un giro dentro la torre per vedere che cosa avete fatto. Ma c'è l'aglio, non puoi andare. Vieni, tranquillo, vieni. Mi indebolisce? Ce la fai a resistere? Sì, mi indebolisce. No, non fare scherzi perché ti do una botta con le storie del quartiere, tranquillo. Allora te la presento se vuoi. Sì, per favore, grazie. Allora, queste sono le nostre due armature un po' medievali. Ce l'hanno fatte proprio i cacciatori di vampiri supremi. Ma quei cappellini cretini, Sono brutti, cretini, innanzitutto, calmati. Ah, perché sono cacciatrici di vampiri. Avete proprio. Tante crossbow, E non rubarle, guarda che ti inforcono. Oh, questo incantamento di vampire Slayer? Maledetto. Prenda il campamento di vampiri, quello lì che abbiamo cacciato, è presente? Ah, ho capito perché con l'ascia non mi potevi colpire, cretino. Serve, ci metto poco. Serve essere un cacciatore di livello 4, cretino. Tu sei un cacciatore di livello 1. Ma sì, tipo 0, meno 1, tipo. Che schifo. Vai a vedere al piano di sopra. Sali pure. Che cosa c'è qua? Questa è una prigione. Qui ci chiudo uno di voi, magari te, no? E poi prendo questo, vedi? Zac, zac, zuc, nei piedi, nella testa proprio, capito? Sai cosa ti dico allora? No, scusa, non infocare. Guerra! Lo sapevo! Guerra! Scappo via.